Devo dire che l'incontro è stato molto positivo, e il prefetto nella settimana scorsa si è già attivato verso la dirigenza nel chiedere vengano aperte le porte per visite protette ai parenti. Basti una parola, una battuta, il prefetto ha detto che la socialità è una parte essenziale della salute degli anziani. Quindi si è detto assolutamente favorevole, si è attivato con la dirigenza e ha richiesto entro lunedì un protocollo di sicurezza, per cui diciamo che già da settimana prossima speriamo che possano cominciare le visite dei parenti protette. Il prefetto ci ha addirittura assicurato che seguirà da vicino il processo e ci ha sollecitato a comunicargli quali saranno le prossime iniziative in tal senso, quindi siamo stati molto rassicurati e speriamo che anche da parte del Pio Albergo Trivulzio le cose vadano in tal senso e dia la possibilità a tutte le famiglie di poter incontrare su appuntamento con incontri protetti e i nostri parenti. L'obiettivo dell'incontro in realtà era piuttosto specifico, riguardava la possibilità, diciamo, per chi ancora ha i parenti all'interno del Pio Albergo Trivulzio di poter riaprire alle visite dei parenti, cosa che ormai da più di tre mesi non si può fare. Io ho una mamma ricoverata in una struttura del Trivulzio che non vedo dal 6 marzo, e quindi sono tre mesi praticamente che non ho il contatto preciso con lei, e solo delle videochiamate che però purtroppo in questo momento questo mezzo di comunicazione è del tutto insufficiente per una signora che non può sentire, non può vedere. Questa era mia mamma a febbraio, quando ancora potevo vederla all'interno del PAT. Purtroppo dall'8 di marzo invece, come sappiamo, le visite sono state precluse e da lì siamo rimasti in contatto telefonico, un paio di videochiamate, una videochiamata dove purtroppo le condizioni si vedevano che erano molto deteriorate, fino appunto a giungere al 20 aprile quando purtroppo la mamma è deceduta. E in questo periodo naturalmente non si poteva avere alcun tipo di contatto all'infuori di quello telefonico ed è stato indubbiamente molto straziante. Purtroppo i numeri, come sappiamo, sono molto opachi, conosciamo i numeri che sono stati dati ieri dall'ATS, che sono drammatici, e sappiamo dei 5.500 over 70 morti nella città metropolitana, di cui ben il 46% sono nell'RSA. Non sono numeri, sono persone, sono famiglie distrutte, vite spezzate, sono la nostra memoria che è perduta, quindi la determinazione di tutti i parenti, tutte le RSA lombarde che sono state colpite, quelle di capire laddove ci siano state delle responsabilità per i ritardi nell'intervento, le negligenze, di capire laddove stiano le responsabilità.